Edizione flash del nostro telegiornale, ben ritrovati e buon pomeriggio. Dotare le case di riposo di presidi di protezione individuale che permettano ai nonnini di incontrare i loro familiari. L'appello è del presidente Lincio. Appello del presidente del VCO e della cabina di regia dell'RSA provinciali Arturo Lincio a enti, associazioni e privati perché si possano dotare le nostre case di riposo di presidi di protezione che permettano l'incontro dei nonnini con i familiari. Oggi plexiglass, scafandri e guanti consentono di abbracciare gli anziani senza neppure sfiorarli, grazie a un contatto umano che, non permettendo la trasmissione del virus, avviene nel dovuto rispetto delle normative sanitarie, afferma Lincio e aggiunge: tutti insieme possiamo dotare le RSA del nostro territorio di un numero adeguato di questi nuovi strumenti di protezione e offrire così un grande aiuto per sconfiggere la solitudine che per molti anziani che vanno incontro alla fine dei propri giorni, così come per i loro cari, è davvero struggente. Ancora Lincio spiega che a fronte dell'indispensabile ma deprecabile isolamento degli anziani ospitati dall'RSA, molti parenti hanno richiesto che nel rispetto delle normative sanitarie e della piena tutela delle persone coinvolte, le autorità competenti permettano sporadici incontri con i loro cari. In effetti, tra gli ospiti dell'RSA, solo chi è pienamente cosciente può capire le ragioni dell'isolamento, ma anche per costoro ciò non è sufficiente a sostituire la nostalgia del contatto con i propri cari. Come è frequente nell'età avanzata, chi è vittima di deficit neurovegetativi di varia natura non può comprendere le circostanze di un isolamento che viene vissuto sostanzialmente come un abbandono. Siamo al nuovo bollettino coronavirus. Nel VCO si contano 4 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore, 24 positivi e 214 guariti. Nel Novarese 2 nuovi decessi, 84 positivi e 621 guariti. A livello regionale i nuovi contagi sono 883, pari al 5,1% dei 17.249 tamponi processati. 80 i decessi registrati, 3.363 i pazienti guariti. Continuano a scendere ricoverati in terapia intensiva in Piemonte, meno 17 in totale al momento 240, e anche i ricoverati nei reparti Covid ordinari, meno 101 rispetto al dato precedente, in totale 3.597, isolamento domiciliare per 41.700 persone. Cambiamo decisamente argomento, a caccia di presepi all'isola Pescatori con gli allestimenti realizzati dagli isolani. In questo periodo prenatalizio sull'isola dei Pescatori si possono ammirare tantissimi piccoli e più grandi presepi artigianali realizzati proprio dagli abitanti dell'isola, una ventina durante l'inverno, e che creano un percorso proprio da scoprire negli antichi vicoli e sotto i portici. Dalla volontà degli abitanti e soprattutto dalla volontà di Paolo Rufoni, che è il trascinatore dei presepi. Trascina a fare presepi, vabbè, io ho i miei soliti, però il più creativo è lui, soprattutto col presepe qua dietro dell'isola. Lui, la figlia Eleonora, ma praticamente un po' tutti quelli che abitano qua all'isola. Come avete realizzato questi presepi? Ma nei vari anni, perché ormai siamo da parecchi anni che li facciamo, tutti i materiali, diciamo, di recupero, legna. Poi adesso ci ha dato una mano anche la buzza, ci ha dato una mano a fare quello, ma sono tutte cose di pian piano di pazienza. Mia figlia c'ha una pazienza pazzesca. Un'iniziativa che nasce spontaneamente dagli abitanti dell'isola, ma che il comune intende valorizzare anche nei prossimi anni. Assolutamente, per me è stata una piacevole scoperta questa tradizione ormai, perché a detta dagli isolani è diversi anni che si fa. Tantissimi presepi, una tradizione, come dicevo, da valorizzare, e l'anno prossimo col nostro Natale di Stresa sarà senz'altro inserito un circuito per i presepi. E tanti complimenti agli isolani che con tanto amore, anche nelle stagioni dove non c'è il turista, tengono viva la propria isola con dei presepi veramente uno più bello dell'altro. Abbiamo fatto proprio una vera e propria caccia al presepe. Sì, infatti quello che io suggerisco è non è una piantina, ma una vera e propria caccia al presepe.